Buonasera, buonasera amici e amiche di Serie C TV 11 Sports. Un grande saluto da Davide Maino. Riflettori accesi sul Romeo Menti di Vicenza, dove Vicenza e Ferrabisolo scendono in campo. Le società che gravano di costi davvero importanti. Fare professionismo è sempre più difficile. Ora Vicenza ci prova, deve superarsi De Lucia sul colpo di testa di Saraniti. Primo angolo della partita, intanto del calcio d'angolo con tanto traffico in area di rigore. Altro colpo di testa, altra parata di De Lucia. Vicenza pericolosissimo. E l'ultimo tocco qua sulla destra per Ramagnino. Il cross teso con Albertazzi, bravissimo a smanacciare il calcio d'angolo. Questo tiro cross insidioso del biondo centrocampista. Una parabola incredibile. Ora Tarpelloni, il tocco dentro, un tocco di mano di Gianni. E il calcio di rigore assegnato dal signor Bitonti, con le proteste furibonde dei giocatori della Feralpi, con il giallo sventolato a Gianni. La rincorsa di Saraniti, Saraniti contro De Lucia, rincorsa breve con il pallone neutralizzato da De Lucia. Gran parata di De Lucia con il punteggio dunque che ritorna e resta fermo sullo 0-0, spreca un calcio di rigore. Eccolo qui l'ex Brescia, il cross profondo, trattenuto Scarsella, non c'è nulla per il signor Bitonti, anzi sì, c'è calcio di rigore concesso alla Feralpi Salò. Ci è sembrato essere stato trattenuto Scarsella da Bianchi. Parte la rincorsa di Maiorino, il pallone che termina in rete, Feralpi sono in vantaggio con il rigore di Maiorino. Ci appuntiamo il gol del Pocio Pasquale Maiorino, abbiamo detto un ex di Serra, sta vicino al punto di battuta. Poi pallone scodellato in area di rigore, pallone che carambola, rimane sulla linea di porta, salvato in qualche modo da un giocatore della Feralpi e poi il fallo fischiato dal signor. Ora Liviero, il pallone scodellato dentro con il pallone letto un'altra volta da De Lucia, tutto regolare e poi alla fine Zambelli un'altra volta in calcio d'angolo. Il Vicenza preme tantissimo in questa fase. Ora ecco qui, eccolo il triplice fischio con la Feralpi che dunque accede alla semifinale della Coppa Italia di Serie C, sfiderà la Juventus Under 23, regalandosi dunque la possibilità di andare